Blagocistima srcem. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai doti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Breme moje lako. Riec Gospodnja. Ode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, il testo del Vangelo di Matteo, che parla della glorificazione, lode appassionata di Gesù verso Dio, è molto simile alle sue beatitudini. In entrambi i casi il suo discorso va oltre il solito modo di esprimersi stabilito, che troviamo ad esempio nelle sue parabole o discussioni. Invece della presentazione logica, qui abbiamo un'esclamazione che viene dal profondo del suo essere divino. Tuttavia, la differenza è che nelle beatitudini Gesù loda, più precisamente benedice, le persone che si sono radunate intorno a lui per ascoltare il suo messaggio sul regno di Dio, mentre qui glorifica il Padre Celeste che lo ha reso possibile. A prima vista è chiaro che questo è qualcosa di speciale. Mentre Gesù, nella sua preghiera a Dio, si riferiva semplicemente con Padre, qui ha usato il nome più solenne per Dio che si trova nelle Scritture: Padre, Signore del cielo e della terra. Si rivolge a Dio che ha creato sia il cielo che la terra e che pertanto è spesso lodato ed esaltato nell'Antico Testamento, specialmente nei Salmi. Vi è tuttavia un motivo speciale per la gioia di Gesù che sfocia in una lode entusiasta del Padre. È la rivelazione del Padre ai più piccoli. È nel raduno di questi piccoli che Gesù vede l'inizio del regno di Dio ed è la ragione della sua gioia. Ciò che i profeti da lontano hanno osservato nello spirito ora sta diventando realtà. Dio visitò di nuovo il suo popolo in Gesù. Venne mite e umile, e quindi non fu riconosciuto dai sapienti e dotti, che avevano le loro idee secondo cui Dio doveva venire con potere e gloria
e fu riconosciuto da piccoli che erano sempre sinceramente aperti alla sua venuta e pronti a provare una sorpresa. Questi sono gli stessi a cui Gesù diede la prima beatitudine: beati i poveri di spirito, il loro regno è regno dei cieli. Dovrebbero essere ricercati tra loro non solo i poveri pastori che per primi hanno riconosciuto la venuta di Dio e l'hanno annunciato agli altri, ma anche tutti coloro che lo hanno seguito nel suo viaggio da un posto all'altro in Galilea, che hanno assorbito la sua parola e sperimentato guarigioni miracolose. Tra loro ci sono i lebbrosi che ha purificato dalla lebbra, gli zoppi che ha fatto camminare, i ciechi che hanno recuperato la vista, eccetera. Su tutti loro Dio manifestò sua onnipotenza, che era un chiaro segno che il suo regno era iniziato con Gesù. Dopo averlo dato il Padre dei Cieli, Gesù si rivolge ai piccoli che guarda davanti a sé e li chiama delicatamente: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Nulla è così necessario per una persona nella vita come un sincero consolatore che è disposto a condividere con lui le preoccupazioni e i problemi della vita. È difficile soffrire con la sensazione che a nessuno riguarda questa sofferenza, che tutti siano indifferenti ad essa. Già l'uomo giusto dell'Antico Testamento, quando sperimentò la malvagità di intrappolarlo, gridò a Dio: «Guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce, non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita». Fratelli e sorelle, è noto bene che il peggio è una condizione in cui ci si può trovare a provare pietà di se stessi. Sfortunatamente le persone a volte vanno in questo stato. Ad un certo punto, pensando che nessuno si preoccupi per lui e che nessuno si dispiaccia per lui, inizia a ripiangere se stesso, ripetendo in un certo modo la menzionata parola del salmista: «Nessuno ha cura della mia vita». Le persone con uno spirito forte non possono essere spezzate neppure nelle più grandi tentazioni, quando in effetti può sembrare che tutto abbia cospirato contro di loro, che siano state tralasciate e dimenticate. Ne è un esempio il grande scrittore Dostoevskij, condannato a morte per la sua opposizione al regime imperiale, ma nell'ultimo momento sostituito dalla lunga condanna all'esilio in Siberia, in attesa di essere trasportato in Siberia insieme a molti altri sfortunati per scontare la pena, scrive a suo fratello e dice: «Caro fratello, ho appena saputo che saremo trasferiti in Siberia oggi o domani. Non sono disperato, ne ho perso il coraggio. La vita esiste ovunque, perché la vita è in noi, non al di fuori di noi. Sarò circondato dalle persone e sarò un uomo tra loro e lo rimarrò per sempre. Non lasciare che la sventura ti distrugga, qualunque cosa accada, io chiamo la vita ed è il compito della nostra esistenza. Ancora il mio cuore in me e ancora il sangue che scorre nel mio corpo, che è capace di amare e soffrire, desiderare e ricordare, e questo è il vero contenuto della nostra esistenza. Addio fratello.
termina la lettera. Dostoevsky trovò questa grande forza spirituale nel sopportare la sofferenza della vita, nella sua profonda fede in Gesù Cristo e nella sua lettura quotidiana del Vangelo. E Gesù pensò esattamente a queste persone quando invitò di venire a lui stanchi e oppressi, promettendo loro che le avrebbe dato ristoro. Non promette di togliergli il peso, ma che lo trasformerà in un giogo dolce e un peso leggero. L'unica condizione è che vengano da lui e imparino da lui, che è mite e umile di cuore. La santa di oggi è l'esempio in questo. Visse al tempo del più grande calvario che ha afflitto la Chiesa nella sua storia, durante la cosiddetta schiavitù di Avignone, quando il Papa, a causa dei persistenti conflitti e disordini in cui fu attratta Roma insieme ad altre città italiane, si stabilì nella città francese di Avignone per 70 anni. Molti cristiani erano tristi profondamente di una tale condizione della Chiesa, ma non tutti pregarono e si sacrificarono affinché il Signore finisse quella prova. Non l'hanno compreso come un giogo e peso da portare nello Spirito di Cristo. Caterina apparteneva a quei piccoli umili che Gesù intendeva quando glorificava il Padre dei Cieli. Ha dedicato tutta la sua vita al rinnovamento della vita della Chiesa, scrivendo incessantemente lettere ai responsabili e viaggiando in tutta Europa. Riconciliava i governanti cristiani vendicativi, chiedendo a Papa, cardinali e vescovi a una vita degna della loro missione. Ad un certo punto pensò che forse il Papa si fosse annoiato, quindi gli scrisse così: «Se lei non mi riceverà, mi rivolgerò a Cristo, che sicuramente mi riceverà, anche se sono una peccatrice, e se lui mi accetta, lo dovrebbe fare anche lei, come suo successore sulla terra. Nella Chiesa il mio posto è come una guardiana, una che veglia e lotta. In essa voglio finire la mia vita in lacrime, sudore e pianto». Lo considerò la sua missione di vita e nel 1377 fu fruttuosa quando Papa Gregorio XI è tornato a Roma. 3 anni dopo, a soli 33 anni, Caterina si trasferì nell'eternità, piena di meriti per la Chiesa del suo tempo. Che cosa dice questo Vangelo a noi? Se il discepolo di Gesù è mite e umile di cuore come il suo maestro, egli gli rivelerà continuamente il Padre nel quale troverà la sua pace e il senso della propria vita. Non tutti siamo chiamati a fare grandi opere come Santa Caterina, ma siamo tutti chiamati ad essere miti e umili di cuore. Descrivendo una brava povera donna che iniziava ogni suo discorso con la frase «con l'aiuto di Dio», portando così il pesante giogo della vita, Solženicyn sottolinea che il suo viso brillava sempre di una gioia speciale. Per concludere, tutte le persone che vivono secondo la voce della coscienza hanno un volto bellissimo. Nello spirito del Vangelo di oggi si può dire che tutte le persone che si affidano alla chiamata di Gesù e alla sua promessa, nonostante i problemi, le difficoltà che attraversano, irradiano sicurezza e pace, portando il giogo della propria vita con Cristo e per Cristo, quel giogo diventa dolce e salvifico. Amen.
Slaveći blagdan Svete Katarine Sijenske, djevice i... Celebrando la festa di Santa Caterina di Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, rivolgiamo al Signore Gesù la nostra preghiera chiedendo i doni dello Spirito Santo per noi e per il mondo intero. Signore Gesù, Tu hai affidato all'Apostolo Pietro il compito di fortificare i fratelli nella fede. Dona a Papa Francesco, Pietro di nostri giorni, il dono di saggezza nel guidare